Questa è una giornata che non mi fa capire assolutamente quello che era la realtà. Era diversa. Il clima era importantissimo per quella nostra sofferenza. Oggi io avrei voluto, per voi, per farvi capire meglio, che ci fosse stata una temperatura molto più pesante per capire meglio. Però lavorate con la vostra immaginazione di quello che era la nostra vita qui a Birkenau. Io ho messo il piede, non so se ieri vi ho fatto capire qualche cosa, ieri sera mi ero fermato a dirvi che noi di Rodi eravamo in 2.000-2.200 persone e abbiamo fatto un viaggio lunghissimo. Siamo stati presi il 18 di luglio e siamo arrivati qua, in questo posto dove sto mettendo il piede. L'avevo messo anche ai miei 13 anni qui, in questo posto, esattamente qui, il 16 di agosto. Dunque lavorate con la vostra immaginazione, 18 luglio, 16 di agosto, un mese. Già questo mese è stata una tragedia, una sofferenza enorme che non vi potete immaginare, viaggiare in condizioni igieniche, in condizioni disumane, che ha fatto la sua parte. Quando siamo arrivati qui eravamo già distrutti. Il treno si è fermato là, là, il 16 mattina, il 16 di agosto del 1944, una data che non mi posso dimenticare. Sì, eravamo tutti uniti ancora. Dopo un mese di viaggio di grande sofferenza, eravamo tutti là ancora insieme. Io la chiamo la mia grande famiglia. Sì, avevo la mia famiglia, ma se mi chiedete quanti ho perso, io non vi risponderò che ho perso 40, 30, 50 persone della mia famiglia. Io dico che ho perso 2.500 persone più o meno, perché eravamo una famiglia, ci conoscevamo tutti quanti e ci volevamo bene tutti quanti, uno per uno. Arrivati qua, era il mattino del 16 agosto, abbiamo cominciato a guardare da questi quattro finestrini che avevamo a disposizione per capire, sì, per capire, eravamo in 80-70 persone in ogni vagone, vedete qua dentro 80-70-80 fino a 90 persone, perché c'erano vagoni ancora più leggermente più grandi e più piccoli, non erano tutti uguali a questo vagone. Però avevamo quattro finestrini ai lati e ogni volta che si fermava questo treno guardavamo da questi finestrini per capire l'itinerario che faceva questo treno, dove ci stava portando questo treno. E poi il mattino del 16 agosto ci si è fermato qui e abbiamo guardato che all'esterno di questi finestrini vedevamo dei fili spinati e delle baracche. Queste baracche non ci sono più adesso. La prima fila vi ha fatto capire com'era il seguito di tutti questi lager che venivano, lager A, lager B, eccetera, eccetera. E avevamo capito che non era una stazione normale come tutte le altre, ma mai e poi mai pensavamo che era il nostro ultimo giorno. Sì, il nostro ultimo giorno di vita. Qui. Mai. Nessuno di noi avrebbe mai pensato che era... Ebbene, dopo poco tempo abbiamo sentito arrivare una squadra di tedeschi abituati a questo lavoro di routine che facevano regolarmente, accompagnati da cani pastori che abbaiavano tutto fiato, che ci hanno aperto questi portoni piombate come sacchi di patate, ci hanno buttato giù da questi vagoni senza darci il tempo di riflettere, di aiutarci uno con l'altro. Sì, perché da questa altezza dovevano saltare donne in stato interessante, vecchi, tutti quanti buttati giù come sacchi di patate. Le botte, le mangalenate arrivavano da tutte le parti, gli ordini tedesco, rau, schnelle, fa flukte, bastonate, mangalenate. Tutti quanti noi ci siamo trovati in un panico, in una confusione totale. Non capivamo, mio papà, ma tutti quanti noi abbiamo cercato di stare uno vicino all'altro. Era l'unico modo di poter stare ancora uniti. Mio papà ha preso mia sorella Lucia,
ha preso me, ci teneva vicino uno all'altro, e loro, abituati a questo lavoro di routine, ci hanno fatto capire di lasciare tutto dentro questi vagoni e di dividerci, donne da una parte e uomini dall'altra parte. Là, in quest'ordine preciso, possiamo dire che c'è stata, sì, una piccolissima reazione dalla parte dei familiari. Nessuno di noi voleva separarsi dai suoi cari, era normale. Esempio, mio papà, Lucia, una figlia che lui aveva cresciuto con amore, con tenerezza, era impossibile dividerla così. E questo credo che è un istinto naturale di ogni papà che fa per la sua figlia. Quando gli hanno voluto togliere dalle mani sua figlia, lui ha reagito, non voleva. E davanti ai miei occhi l'hanno massacrato di botte. Sì. E io questa scena non me la posso dimenticare. Qui, in questo posto, in questo esattamente posto. E poi gliel'hanno tolta dalle mani. Ma prima di togliela lui ha cercato in tutti i modi. Ma quello che mi rimane, quello che mi rimane, è l'espressione degli occhi di questo uomo, distrutto. Lui vede allontanare sua figlia e lo si vede nella faccia di un dolore tremendo. Non ha parlato, ma chissà la sua immaginazione dove arrivava. Dove poteva arrivare l'immaginazione di un papà? Che cosa faranno di questa mia bella ragazza, che io ho cresciuto con amore, con tenerezza, una ragazza intelligentissima, bellissima. Ecco, queste cose rimangono, non possono cancellarsi, assolutamente rimangono. Ecco, qua c'è stata la sedizione, hanno diviso, si passava davanti a un medico tedesco, un ufficiale che ha un nome che io non vorrei pronunciare questo nome, perché non si può chiamare una persona simile. No, lo puoi dire. Come può una persona con un semplice dito mandare a sinistra bambini innocenti, persone che non avevano nessuna colpa? E quel significato sinistra significava morte immediata, e noi ignoravamo assolutamente quello che significava e decidere destra e sinistra. Ebbene, il 16 di agosto qui si è decisa la sorte di questa mia grande famiglia, che ha vissuto per 500 anni a Rodi e che è stata cancellata completamente. Non esiste più. È stata cancellata completamente una storia importante. Li abbiamo visti partire tutti quanti da questa parte, e quelli che erano pochi scelti dalla parte destra siamo andati dalla parte nella sauna. Qui loro avevano ormai programmato, si seguiva una programmazione fatta da loro, ma noi ignoravamo. Quando li abbiamo visti partire c'era ancora la speranza in noi di rivederli, ma è stata soltanto una piccola speranza, perché da quel giorno del 16 agosto non li abbiamo più rivisti. Tutti quanti sono andati a finire là dove andremo adesso. Possiamo